siamo a fine anno, è il momento di fare, diciamo così, una sorta di bilancio. Quello che ti è particolarmente piaciuto quest'anno? Allora, quello che mi è piaciuto particolarmente, direi che mi è piaciuta l'onda lunga che ha permesso di mantenere il livello di occupazione abbastanza in linea. Quello che mi è piaciuto un pochino meno è che sono diminuiti i ricavi medi per camera. Le prospettive anche come associazione invece per il 2018 quali dovrebbero essere? Su cosa bisogna puntare? Le prospettive sono buone perché i servizi che riusciamo a offrire fanno sì che i soci aumentino sempre di più. Sicuramente dovremmo, per quanto possibile, cercare di, diciamo, dare una buona mano a questa amministrazione perché trovi la giusta strada. Bisogna puntare su investimenti. È vero che la coperta è corta, quindi la solita litania che dicono: la coperta è corta, soldi ne abbiamo pochi, però è una scelta politica che uno fa. Se una città decide di investire ad esempio sul sociale, investe sul sociale, quindi toglie risorse da altre parti e le mette sul sociale e noi di conseguenza ci adatteremo. Se una città punta sulla cultura, inevitabilmente toglierà un po' di risorse da altri settori e punterà sulla cultura perché ritiene la cultura strategica per un ritorno sicuramente anche monetario che possa aiutare la nostra città. È una scelta politica che uno fa, quindi non è che se io ho 100 lire e metto 10 lire a testa, con 10 lire a testa faccio nulla, faccio una scelta come fa ogni buon padre di famiglia. Che anno è stato il 2017 per il turismo, anche rapportato al sistema proprio degli alberghi? Il 2017 è stato sicuramente un ottimo anno, non abbiamo ancora naturalmente come solito purtroppo i dati definitivi, ma sicuramente la percezione da parte dei nostri operatori è una percezione positiva, sia per la prima parte dell'inverno sia l'estate. La montagna estiva continua a crescere ed è quindi molto richiesta dai turisti, tutto quello che riguarda l'outdoor, la nostra enogastronomia che costituisce sempre un attrattore fondamentale, e quindi credo che potremo avere dei numeri molto molto positivi. Naturalmente non ci fermiamo, possiamo ancora crescere, questo è quello che vogliamo fare. Siamo a Nichelino in via Galvani 19, e un hotel 3 stelle con 61 camere, un'ampia sala ristorante che ha 150 coperti, una sala conferenze, clientela business e leisure, e siamo contenti. Le prospettive per il 2018 quali sono? Assolutamente positive, devono essere positive. Bisogna essere fiduciosi e ottimisti perché non può essere altrimenti. Ma su che cosa lavorerete? Lavoreremo sulle aziende, sul turismo, se ci aiuta il comune, perché è importante comunque la collaborazione con il comune, col comune di Torino principalmente, oltre al comune di Nichelino, ci lavoriamo, però con le amministrazioni pubbliche di Torino. A cosa deve tendere il mondo del turismo e il mondo di Federalberghi? Il mondo di Federalberghi deve tendere sempre, come fa da anni ormai, al miglioramento delle strutture e alla promozione personale, tipica di ogni albergo. Ogni albergo fa la sua promozione attraverso i suoi canali e questo porta a Torino. Poi Torino, dopo le Olimpiadi, dopo gli anni di Chiamparino e di Fassino, è cresciuta molto nell'ambito della conoscenza internazionale di quello che sia Torino come capitale di cultura e d'arte. Quindi questi sono fattori innegabili che nessuna amministrazione pubblica può cancellare.